Melancolie era inaugurato la prima serata della 31esima edizione di Narcao Blues nella storica cornice di Piazza Europa. Voce potentissima, ma soprattutto talento straordinario con la pedal steel guitar, lo strumento che dal sud della Florida, suo paese d'origine, gli ha aperto le porte dei concerti in tutto il mondo. Per lui il blues è molto più di un semplice genere musicale. I was basically born. Sono nato cantando gospel e suonando il blues. Gospel e blues sono strettamente connessi tra loro. Sono sentimento, sono musica. Il blues è una parte di me. È la musica stessa che racconta una storia. Mentre ascolti lui che suona, stai ascoltando la sua storia. Atmosfere evanescenti, luci colorate e soprattutto l'ottima musica hanno accompagnato questa prima serata aperta dall'artista italo-americano Jamie Dolce, cresciuto a Brooklyn ma con bisnonno italiano. Nonostante le difficoltà generali legate alla straordinarietà della stagione in Narcao Blues, anche quest'anno vanta grandi numeri già dalla serata d'apertura. Questa è la 31esima edizione, quindi ci siamo, come dire, guadagnati la fiducia e la costanza di un pubblico che, grazie a Dio, ci segue anno dopo anno. Infatti la cosa che ci soddisfa di più è che per primo vanno via gli abbonamenti e poi parte la biglietteria. Nonostante i limiti, non possiamo far entrare più di 400 persone, ma sempre meglio dell'anno scorso che erano 200, quindi pian piano stiamo migliorando. Siamo contenti, veramente contenti, cioè per noi fare la musica, fare il festival, sentire blues è praticamente vivere, cioè, se ci manca, oddio, abbiamo paura che scompariremo.